qui a poche ore dopo la vittoria della quarta Coppa Italia Primavera consecutiva. Siamo qui al centro sportivo della Fiorentina con il nostro appuntamento settimanale Fiorentina Weekly. Angelo. Sì, Rossella, buon pomeriggio a tutti. Il solito momento, no, per portare le curiosità dei tifosi in studio qui al centro sportivo e anche, no, per conoscere meglio i nostri tesserati, naturalmente anche per parlare un po' del momento della Fiorentina e altro anche. Esatto, quest'oggi avremo tra pochissimo Mister Italiano, poi uno dei protagonisti della vittoria di ieri, il capitano della Primavera Giovanni Corradini, e poi avremo il nostro Riccardo Saponara. Lancio la linea a Luca dallo Stadio Franchi e poi torniamo. Parlavate di questa, credo, così. Esattamente. Non mi prendo dei meriti, anzi grandi complimenti alla squadra di Aquilani, a tutto lo staff naturalmente del settore giovanile, ma poi è la Coppa della Fiorentina, questa è una continua dimostrazione di quello che è stato il lavoro di tutta una società e di sviluppare appunto giovani calciatori. Al di là della vittoria in sé per sé, naturalmente il grande simbolo, no, del successo, e poi vedere i giocatori che arrivano, approdano alle prime squadre, poi ne parleremo appunto anche con gli ospiti in studio. Prima naturalmente vi ritorno la linea, così parliamo col mister, visto che siamo a pochi giorni dalla partita contro la Roma, i biglietti lo ricordiamo ancora in vendita per la sfida del lunedì. Eccoci qui mister Italiano, siamo in onda, le piace la telecamera, diceva. È stata posizionata bene dai nostri operatori. Quest'oggi siamo qui chiaramente per portarle le domande e le curiosità dei nostri tifosi. Allora partirei subito con Gianna che le dice: lunedì sarà importante starvi vicino, io ci sarò. Quanto sarà appunto importante l'appoggio di tutto lo stadio? È importante, lo stiamo vedendo in tutte queste trasferte dove abbiamo trovato stadi gremiti, stadi che spingono i propri giocatori. Qui il tifo a Firenze l'ha sempre fatto, l'abbiamo avuto sempre vicino. Io penso che per queste ultime tre partite dobbiamo stare tutti uniti, tutti insieme a cercare di ripartire, perché purtroppo è un dato di fatto. Siamo in un periodo non bello per quanto riguarda risultati e punti, quindi queste ultime tre dobbiamo cercare di fare l'ultimo sforzo tutti insieme e ripartire già da lunedì. Lunedì dobbiamo cercare di far punti, di essere la solita Fiorentina e cercare di vincere questa partita. El Carcio ci scrive: contro la Roma si vuole 11 guerrieri, crediamoci fino in fondo. Per forza, perché ormai mancano poche partite, pochi punti a disposizione, siamo ancora lì nonostante questi passi falsi, quindi dobbiamo avere la forza, la fiducia, il coraggio e la voglia di tornare a fare punti, come ho detto prima, perché ci siamo un po' ritrovati a Milano, abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo affrontato una squadra che si sta lottando qualcosa di importante, vedi lo scudetto, quindi secondo me siamo ripartiti dal punto di vista delle prestazioni, adesso dobbiamo cercare di tornare a far punti. Facciamo un passo indietro, ieri risultato storico per quanto riguarda la Coppa Italia Primavera, tante le domande che ci sono arrivate, quindi abbiamo dovuto prenderne per forza qualcuna. Luca Gemme le dice: visti i successi della Primavera, farà esordire qualche giovane? Anche se ma la Primavera sta dimostrando di essere di grande valore, con ragazzi di grande talento, ragazzi che avranno un grande futuro, continuano a vincere trofei, a esprimersi a grandi livelli. Complimenti al mister Aquilani, ai ragazzi, allo staff e al momento stupendo che stanno vivendo. Quindi adesso toccherà a noi replicare e dare anche noi un segnale. Però per quanto riguarda i ragazzi della Primavera, come ho sempre detto, sono ragazzi che conosciamo bene, sono stati tanti in ritiro con noi, tanti si allenano con noi e sono convinto che avranno un grande futuro. Averli sempre attorno a noi è positivo, perché serve anche a loro per poi fare la differenza come stanno facendo, quindi c'è tempo per farli crescere e per monitorarli bene. Facciamo anche un in bocca al lupo ad Alessandro Bianco, che appunto era con noi a Moena. Grande in bocca al lupo a lui, l'infortunio che non ci voleva, però si guarisce, si torna come prima, più forti di prima, quindi un grande in bocca al lupo a lui. Giulio le scrive: 9 punti in 3 partite, ci credete? Ma si gioca sempre per ottenere il massimo.
l'abbiamo dimostrato prima di queste quattro partite dove non siamo stati la vera Fiorentina, quindi noi giochiamo sempre per vincere, lo dimostra anche il fatto che siamo una squadra che non pareggia tantissimo, quindi da questo punto di vista cercheremo di ottenere tutti questi punti che ci sono a disposizione, le avversarie non sono semplici da affrontare e da battere, però ci proveremo. Andiamo avanti con l'ultima, una delle ultime domande. Nel caso riuscissimo nel difficile obiettivo Europa, cosa vorrebbe migliorare della rosa? Ma per il prossimo anno? Sinceramente, visto quest'ultimo periodo, la concentrazione per quanto riguarda me è solamente qui nell'immediato, nel cercare di lavorare, di rimediare a quanto di difficoltoso si è presentato in quest'ultimo periodo. Quindi in questo momento io ho sempre detto che la squadra ha stazionato per tutto l'anno in quelle zone di classifica, per me ce lo meritiamo, sta a noi non commettere ancora errori e alla fine vedremo dove arriveremo, ma sono convinto che in queste tre partite, già ho detto in precedenza, ci siamo un po' ritrovati, dobbiamo cercare di farlo nella totalità dei 90 minuti e in tutto quello che sappiamo fare. Emanuele ci scrive: ha visto la rimonta del Real? Possiamo crederci anche noi? Tifosi belli ci credono, insomma, hanno voglia di ribaltare un po'. Ma come ho detto prima, tutti insieme sicuramente possiamo fare, tra virgolette, qualcosa di straordinario. Ieri ho visto la partita, ho visto la rimonta del Madrid, ho visto lo stadio che ha spinto dal primo all'ultimo minuto. E sembrava impensabile, invece hanno fatto il miracolo. Quindi se si lavora tutti insieme di collettivo e avere fiducia in quello che si propone, io penso che il Real possa essere un qualcosa da imitare, un esempio per tutti. Quindi noi ci proveremo ad imitarli. Mister, tra pochissimo ci sarà Riccardo Saponara ai nostri microfoni, era con lei anche allo Spezia. Quanto è stato importante averlo quest'anno al suo fianco all'interno dello spogliatoio? No, Ricky sta facendo bene, sta facendo quello che gli si chiede. Per me, insieme anche agli altri suoi compagni, sono convinto che si può sempre crescere, migliorare, si può fare molto di più di quello che uno pensa, però quando è stato chiamato in causa dall'inizio, partita in corsa, è stato sempre bravo a ritagliarsi il suo spazio, ha fatto qualche gol importante, adesso vediamo se in queste ultime tre partite il suo talento può darci una grande mano. Le sue giocate da artista, vedremo se le speriamo, proporre. Speriamo. Grazie mille, mister. Grazie italiano, a voi. Torniamo da grazie. Luca Gianmarini. Grazie. E allora è arrivato, tra l'altro gli abbiamo rubato insomma anche qualche momento di riposo perché oggi se lo è strameritato, accanto a noi Giovanni Corradini, capitano della Primavera e soprattutto la Coppa Italia. Lo spazio lo lascio a voi, direi, insomma. Senti, il giorno dopo com'è? Che sapore ha questa vittoria? Il giorno dopo è sempre più bello, come si dice sempre, è stata un'emozione unica che non credo che si dimenticherà mai. Noi abbiamo visto chiaramente le difficoltà, no? Magari di una squadra che aveva qualche assenza e però alla fine invece nel corso della partita siete venuti fuori con maturità e le parole proprio del mister alla fine sono state forse quelle che hanno riassunto, no? Avete saputo soffrire e al tempo stesso giocare una partita quasi come se non cambiasse nulla a seconda degli interpreti. Sì, è stata una partita molto combattuta, loro sono una squadra molto forte e l'hanno dimostrato anche sul campo, però per fortuna noi ce la siamo scampata al 92esimo e siamo felicissimi. Senti, ieri appunto tanti tasselli magari che durante il campionato avevano giocato un po' meno, ma si vedono qui le immagini, sono un paio di parate di fogli decisive, a centrocampo come abbiamo detto mancava Alessandro Bianco, al quale abbiamo fatto in bocca al lupo anche poco fa il mister, però insomma il fatto di vedere una squadra lottare alla pari contro l'Atalanta, che forse anche fisicamente, no, qualcosa in più aveva, se non sbaglio. Sì, loro fisicamente erano molto forti e noi avevamo assenze. Alcuni giocatori hanno giocato poco in campionato, ma ci si allena tutti i giorni, cioè tutti fortissimo tutti i giorni, quindi sono stati preparati anche loro e si è visto sul campo. Senti, arriva questo gol, no? Te lo faccio commentare un po', come l'hai vissuto da lì? Ci sono stati un po' qualche rimpallo, la palla è capitata a me, ho tirato un po' la cieca e per fortuna è entrata. E poi l'esultanza
penso che sia una liberazione per tutti. Era il 90esimo abbondante, direi, a questo punto, 92esimo forse, è arrivato il triplice fischio e poi si è potuto festeggiare. Parlavamo appunto dell'emozione e anche però dell'abitudine, no? Quasi a questa coppa, a questa vittoria. Quest'anno intanto ce ne sono due già in bacheca, la Supercoppa e questa Coppa Italia. Che differenza c'è stata tra la partita con l'Empoli e quella di ieri sera? Con l'Empoli eravamo partiti male. Abbiamo subito due gol il primo tempo, poi il secondo tempo abbiamo reagito molto bene, infatti l'abbiamo recuperata, poi ci sono stati rigori e è stato un altro tipo di emozione. Questa secondo me, anche, cioè da parte mia, anche aver fatto il gol vittoria è stata un'emozione più forte, più indimenticabile. Ti stanno passando davanti le immagini, ieri magari le avrai intraviste, ma la cosa che sicuramente è particolare è anche il luogo, no? Dopo avete vinto, cioè siete partiti da Firenze, che è probabilmente una delle città più belle d'Italia, e siete andati a Venezia per vincere in Laguna, ed è una situazione anche particolare, no? Perché se arrivi in vaporetto, cioè è tutto un po' diverso, in quel contesto è stato particolare, no? Penso vincere. Sì, è stato particolare, poi Venezia... anche una bellissima città come Firenze, e è stata tutta un'emozione bellissima, tutta. Senti, di là c'è Riccardo Saponara, al quale tra poco diamo la linea insieme ai nostri Angelo Rossella. Prima faccio vedere una cosa rapidissima, c'è stata una... tu l'hai vissuta dal campo, ma guarda che cosa succede. Questa c'è un insider che ci ha girato la camera tattica, guarda più o meno la velocità a cui il mister parte e si fa i, penso, 50 metri più veloci di Jacobs o Bolt per venire ad esultare. Sì, era felicissimo, abbiamo riso su questa immagine anche dopo la partita. L'avete vista? L'abbiamo già vista. E credo che lì si è trasportato dall'emozione, si vede anche dallo scatto che fa, perché... Insomma, si è visto, dai. Mister che, ricordiamo, tra l'altro è esordito in Serie B al Franchi con la maglia della Triestina, qui insomma, per poi passare invece chiaramente alla Fiorentina anche da giocatore. E mister che ieri ha fatto i complimenti a tutti, come vanno a tutta la società. Di là c'è Riccardo, allora, con un saluto da parte di Corradini. Riccardo, se vuoi fare i complimenti, chiaramente te li lasciamo fare a un tuo giovane... Certo. Allievo, ora facciamo, diciamo. Abbiamo preparato una bella intervista per lui, Luca. Ah, okay. Lanciamo la nostra copertina e poi ritorniamo qui. Va bene, va bene. A tra poco. A tra poco, allora, qui dal centro sportivo. Poco la trasmissione. Eccoci qui con Riccardo Saponara. Ricky, come stai? Sto molto bene, Rossella, grazie mille. Prima di iniziare dovete darmi 2 secondi perché devo fare i complimenti. C'è un annuncio in diretta, a sorpresa, devo fare i complimenti. Conduci tu. Devo fare i complimenti a Ricky Sottili, che questa mattina, finalmente dopo 10 anni, ha conseguito la patente. Quindi complimenti, Ricky, ci tenevo. Noi si sentono, le urla di là che ti aspettavo. Arrivano gli applausi dalla sala mezza. Era doveroso fare i complimenti a Ricky dopo che per un anno l'ho portato in giro io, quindi finalmente posso risparmiare. Ha preso la patente, vero? Igor, penso qualche mese fa. Ah, benissimo, credo. Quindi insomma, bene, abbiamo svelato anche questo, Giulio. Allora andiamo iniziamo con questa intervista, anche perché ieri un risultato storico nella storia della Coppa Italia Primavera, quarta di fila per la Fiorentina, insomma... Una bella soddisfazione per questi ragazzi. Sì, direi di sì. Grandi complimenti ad Alberto, grandi complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato tutto quello che comunque fanno vedere anche a noi durante gli allenamenti, quando qualcuno di loro viene ad allenarsi con noi. Sono sempre ragazzi preparati già tatticamente, e che quando vengono con noi sono già comunque pronti per stare in mezzo a noi, ecco. E la dimostrazione, ecco, è quella che... questi trofei ne sono, ecco, l'esempio, e mi auguro che
che possano continuare. Io sono un po' invidioso perché nella mia esperienza in primavera purtroppo le finali le ho perse tutte, quindi devo dire che sono un po' invidioso, quindi complimenti a tutti i ragazzi. Però il tuo ricordo più bello di quei momenti? Beh, ricordo che comunque in primavera si instaura sempre un legame molto bello fra ragazzi, in quanto si è tutti coetanei, quindi è più facile legare amicizie fra i compagni. Io ho dei bellissimi ricordi con tutti i ragazzi, e appunto c'è questa piccola amarezza del non aver vinto nulla, però con l'Empoli abbiamo fatto un'annata davvero splendida. Io ti ricordo molto bene già nella primavera dell'Empoli, sfide con la Fiorentina dove già insomma primeggiavi in mezzo al campo e non solo, quindi con qualche partita purtroppo anche persa da parte nostra, però già lì si vedevano le tue giocate. A proposito di ragazzi e di giovani, ti chiedo quanto è importante poi per i giovani stessi lavorare a stretto contatto, no, con la prima squadra. Abbiamo visto Corradini che spesso è con voi, insomma penso sia una cosa che fa crescere, e probabilmente l'hai vissuto anche tu. Sì, assolutamente. Io non avevo l'opportunità di allenarmi spesso in prima squadra, perché all'epoca ricordo che c'era un esubero di giocatori in quell'annata. Invece quest'anno qualche ragazzo della primavera ha potuto allenarsi con noi, credo che questo vada a loro vantaggio. Maggiori sono gli allenamenti e più facile per loro è crescere e iniziare ad assaporare, no, quello che è il clima della prima squadra, allenamenti più intensi dal punto di vista fisico, ma anche probabilmente quell'atmosfera di comunque allenarsi con un po' di pressione, con un po' comunque di quel clima partita già in settimana, perché giustamente poi pesano un po' di più le partite, ecco, quindi è quello secondo me la cosa che aiuta ancora di più i ragazzi a crescere. Però c'è anche soddisfazione, credo, per i ragazzi più giovani appunto della primavera, sapere di essere arruolati anche solo negli allenamenti con la prima squadra. Penso di sì, perché automaticamente significa che sono i ragazzi un pelo più avanti rispetto agli altri, e questo sicuramente è anche uno stimolo, in quanto sono chiamati comunque e hanno l'opportunità di far intravedere anche da noi le loro qualità. Poi il mister ha dimostrato quest'anno che le possibilità le dà a chi dimostra di poterle meritare. Bene. Riccardo, nonostante gli ottimi allenamenti che fate in settimana, una Fiorentina che ultimamente purtroppo sta brillando un po' meno, come ti spiego un po' questi stop? Perché avete comunque, no, giocato delle buone gare, ma nonostante questo ci siamo un po' fermati. Secondo me non c'è molto da spiegare, in quanto abbiamo fornito le nostre solite prestazioni. Credo che la prima partita contro la Juventus in Coppa Italia sia stata sicuramente condizionata dal risultato dell'andata, che ci ha costretto a una partita un po' più sfrontata, e questo ci ha sicuramente trovati impreparati in alcune occasioni di contropiede, e credo che con un risultato diverso dall'andata avremmo potuto giocare in maniera diversa, un po' più equilibrata, diciamo, il ritorno. E lì purtroppo ha inciso veramente la sfortuna di andare a casa. Ha inciso sicuramente la sfortuna, però fa parte del gioco, però abbiamo avuto tante occasioni, e quando non le sfrutti contro una squadra come la Juventus, che ha dimostrato invece di avere una difesa molto solida, poi vieni punito. È difficile cacciare in porta contro la Juve, avere occasioni. Noi l'andata ne abbiamo avute 2-3 importanti. Non uscire con dei gol in saccoccia è stata una grossa penalità per il ritorno. E poi le paghi, ecco, in queste partite così importanti le paghi. Le partite sicuramente che portano più amarezza sono quelle con Salernitana e Udinese, che per noi erano fondamentali. Non dico che fossero vittorie obbligatorie, però sono quelle partite dove tu ti aspetti comunque di fare punti importanti, invece ci siamo ritrovati con 0 punti, e oggi siamo costretti a dover vincere tutte e tre le partite che ci rimangono di qui in avanti, cosa che comunque abbiamo nelle corde, però sicuramente non possiamo più sbagliare. Ricky, ma entriamo anche in un aspetto un po' più psicologico, diciamo. Come vive un atleta questi momenti? Perché spesso, insomma, da fuori, non conoscendovi, si pensa che insomma dovete stare, non so, tutti questi periodi molto tristi, molto concentrati. Invece, insomma, voi proprio da un punto di vista personale come li vivete?
Ma io parlo per come li vivo io. Penso che l'equilibrio e la serenità in questi momenti siano fondamentali per poter giocare le partite come meglio sappiamo. E farsi influenzare dall'eccessiva pressione, dall'eccessiva importanza della partita rischia di farci sbagliare, di essere poco lucidi nel campo, e invece noi lavoriamo tutta la settimana per poter portare in campo, nonostante l'importanza della partita, il nostro gioco, indipendentemente da chi affrontiamo, da quanto appunto sia fondamentale la gara. Questa penso sia la differenza fra poi chi vince le partite importanti e chi invece non riesce a portarle a casa. È che, scusami, spesso poi non c'è, secondo me, fuori un po' la percezione di quanto all'atleta stesso girano un po' le scatole, no? Perché effettivamente poi è che chiaramente c'è meno tempo forse per piangersi addosso, bisogna già pensare al prossimo obiettivo, però di base fondamentalmente, anche guardandovi in faccia giorno dopo le gare, non siete proprio così contenti, no? Di uno stop, anzi, sì, questa è la percezione sì, forse, di noi che vi ruotiamo attorno. Sì, sì, forse c'è questa percezione da fuori che per noi vincere o perdere sia indifferente, tanto noi comunque stiamo bene, no? Questa è una convinzione clamorosamente sbagliata. Viviamo la nostra vita, le nostre giornate, le nostre settimane in base alla partita, in base a quei 90 minuti. Per noi perdere significa buttare al vento il lavoro di una settimana, il lavoro di un'intera stagione, soprattutto in queste ultime partite. E quindi le ultime partite per noi sono state delle mazzate. È ora che si dovrà vedere la forza di ritrovare subito quella lucidità, quella serenità per poter vincere la partita, perché poi portarsi dietro le scorie di una delusione rischia poi di farti giocare le partite successive con meno lucidità, con meno intelligenza. Beh, l'ha sempre detto anche il mister durante le conferenze stampa, si superano velocemente le vittorie, anche le sconfitte, a maggior ragione si devono superare ancora più velocemente. Sì, a volte si tende, no, a pensare che una reazione positiva immediata dopo una sconfitta sia quasi da giocatore superficiale, da ragazzo superficiale. Invece secondo me è proprio lì che sta la reazione alla partita seguente, no? Il meno tempo possibile nel ritrovare un po' di lucidità e serenità dopo una sconfitta. Ecco, più passa il tempo, no, con questi strascichi addosso, e più rischi che la partita dopo venga ancora influenzata. Te, da giocatore di esperienza quale sei, secondo te da dove deve ripartire quindi questa Fiorentina? Ma abbiamo una settimana intera per poter riprendere la nostra settimana tipo di allenamenti, quindi abbiamo l'occasione di preparare al meglio questa partita. Credo che il mister già da oggi, già da ieri, abbiamo iniziato a martellare sui suoi concetti di gioco. È chiaro che più ritroviamo la nostra, il fatto di essere pimpanti, la nostra spregiudicatezza, abbiamo bisogno del nostro supporto dei tifosi. Credo che tutti questi aspetti insieme ci possono permettere di fare una grande partita. Dai, Angelo. Riccardo, tu hai vissuto diverse stagioni alla Fiorentina, stagioni anche particolari, in alcune magari hai fatto un po' più di fatica a trovare posto. Quest'anno comunque forse possiamo dire Saponara con la S maiuscola, perché magari non le hai giocate tutte, però insomma l'impronta l'hai sempre data, o da titolare o comunque a partita in corso. Sei uno che nello scacchiere, no, di questa Viola mi sembra abbastanza fondamentale. Ah, io sono molto soddisfatto fin qui della mia stagione. Onestamente, a inizio anno non credevo di poter avere tutte queste occasioni per giocare, per poter aiutare questa squadra. Sento di aver dato comunque il mio contributo sia in campo che fuori, e questo mi rende molto orgoglioso fin qui. Sarebbe un peccato finire questa stagione senza nulla nel sacco, quindi proveremo fino alla fine perché è nelle nostre corde. Senti, sei anche un po', hai raggiunto una certa maturità calcistica, si vede. Non a caso passavano appunto le immagini di quel fallo che hai subito, no, a Salerno. Che non ti ha fischiato. Ma è un fallo che non è casuale, secondo me c'è proprio un lavoro tattico, l'allenatore che ha il suo uomo, l'uomo che entra in campo, casualmente quel giocatore è ammonito e casualmente tu riesci a saltarlo e tra virgolette lui ti butta giù, no? Si fa parte anche di uno scacchiere, di una partita.
sì. Anche in questo si vede il tuo essere, no? Esserci anche di testa, penso, in questo gruppo, quanto puoi essere fondamentale. Sì, beh, partendo dal mister che non fa mai cambi a caso, ma sempre molto mirati all'interno della partita, perché riesce sempre comunque a mantenere grande lucidità anche all'interno del contesto di 90 minuti. Io mi sento molto responsabile quando mi chiama in causa, perché so quanta fiducia ha in me e tendo sempre a dare il massimo per poterla ripagare. Poi è chiaro che giocatori con un pelo più di esperienza sono chiamati a dare un qualcosina in più per se stessi, anche per i compagni che ruotano loro attorno, e questo è un po' il compito mio e tutti i ragazzi con un pelo più di esperienza. Ecco, sarà nostro compito in queste partite dimostrare che abbiamo qualche anno in più nelle gambe. Che bello questo gol! Esatto, anche perché è difficile entrare a partita in corso e fare la differenza. Sì, entrare a partita in corso, giocare dall'inizio e entrare a partita in corso sono due cose completamente diverse, sono due partite completamente diverse, sono due approcci completamente diversi, e il mister ogni volta che entro in campo lui mi chiede di entrare come a Genova, proprio come, e io dico: mister, guarda, è il mio più grande desiderio entrare così ogni volta, io ci provo, cerco di dare il meglio, a volte va bene, a volte va meno bene. A Salerno sono riuscito a fare gol, ero molto contento, poi andata come è andata. È che se evidentemente a te chiede queste cose qui, evidentemente lui sa che da te certe risposte le può avere, secondo me, non per mancare di rispetto a nessun altro, però parlavamo appunto di maturità, forse tu in questo proprio sei proprio maturo nello spogliatoio, maturo in campo, e puoi dare tanto e lo stai dando chiaramente. Sì, sì, credo che sia una questa richiesta, la mia formazione, ma credo che sia una richiesta che provenga dalla una pretesa che provenga dalla sua stima in me, ecco. Poi a volte un mio errore, perché poi insomma, riguardando le immagini, tra il gol e quell'assist di tacco, insomma, già parlano chiaro le immagini. Grazie. Diciamo, non aggiungo niente allora. Allora, noi dobbiamo andare avanti perché abbiamo chiaramente le domande dei nostri tifosi, però io ti voglio chiedere una cosa un po' extra scaletta, perché durante questa stagione abbiamo intervistato tanti ragazzi, anche insomma i nuovi arrivati, tutti ci dicevano: mi sta aiutando molto Riccardo Saponara, insomma, anche Rosario. Era sottil con la patente, tra l'altro. Esatto, il tuo nome è sempre molto presente, soprattutto per i giocatori appena arrivati a Firenze. Che cosa gli dici? Che cosa fai per farli sentire a loro agio e integrarli in un gruppo comunque così legato come quello di questa Fiorentina? Ma in realtà ho notato che alla fine basta poco per dare un piccolo benvenuto a un compagno, farlo sentire da subito parte integrante. Porto due esempi, uno di Youssef, che è venuto lui il primo giorno, mi ha detto che avevamo un'amicizia in comune, e da lì sono nate un po' di battute, un po' di scambio di opinioni, e poi da lì da cosa è nata cosa. Oppure con Johnny, ad esempio, ai primi giorni lui non sapeva magari dove poter andare a mangiare una sera, e da lì, ecco, mi sono fatto avanti per poter dargli un consiglio. Ripeto, non sono uno che fa le paternali, ecco, una battuta, una frase anche in campo, un abbraccio. Io poi a me piace molto il contatto fisico, e quindi a volte basta anche solo un gesto per far sentire il calore a un compagno appena arrivato, un compagno che si deve integrare. Basta poco, però non è scontato, quindi complimenti. Grazie. Davvero. Allora, basta sviolinata, andiamo con le domande dei nostri tifosi, partiamo con Alfre. Quanto ti senti addosso la maglia viola? Beh, oggi più che mai la Fiorentina mi è entrata nel cuore fin da subito, un po' per la sua storia, un po' per l'entusiasmo che si vive in questa piazza, per la bellezza della città che ho sempre apprezzato tantissimo. È una città comunque perfetta per il tipo di ragazzo che sono io, perché ha un sacco di cose da offrire, non è troppo grande, mi ha dato l'opportunità di conoscere tante persone, e oggi mi sento a casa in questa città. Nicco ti chiede: siete sportivamente arrabbiati dopo queste ultime sconfitte? Siamo arrabbiati, abbattuti, però arrabbiati con lo spirito giusto, quello di voler fin dalla prossima partita, già dalla prossima partita, riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada. Teo invece riprende un po' il discorso che facevi tu prima: quanto è importante pensare positivo nel calcio, nello sport, nella vita?
detta così si potrebbe dire tantissimo. Credo che, soprattutto come dicevamo prima, dopo le sconfitte, riuscire a fare lo switch rapidamente, tornando ad avere un'energia positiva, un pensiero positivo, non farsi abbattere da una sconfitta sia la cosa fondamentale per poter non perdere il passo, ecco. Non piangersi addosso. Esatto. Troppo. Il concetto è quello, chiaro. Allora, Angelo, io ho quella domanda, ma non me la sento di fare. Allora dico a Diegaldo inviarla direttamente sul profilo di Riccardo Saponara, così risponderà lui direttamente. Va bene? Un consiglio su un'eventuale prossima esultanza. Dice per scaramanzia, prima segniamo e poi la esultanza. Esatto. La tiriamo fuori dopo. Facciamo così. Allora, Firenze è una piazza molto esigente. Si abbatte in certe situazioni e si esalta in altre. Cosa è veramente importante per ottenere risultati? Questo te lo chiede Matt84. Ma credo che Firenze sia esigente al punto giusto, è una città che ha sempre vissuto di bel calcio, sono passati da qui un sacco di giocatori di grande qualità, quindi è giusto che le aspettative siano molto alte. Noi sentiamo questa aspettativa, la percepiamo e ci riempie di responsabilità positiva. Poi, chiaro, nei momenti negativi sicuramente viene esaltata ancora di più magari la critica, la pressione, però per giocare a questo sport, soprattutto ad alti livelli, bisogna farci l'abitudine e noi dimostreremo già dalla prossima partita che abbiamo le spalle larghe per poter sostenere queste aspettative. Abbiamo parlato molto di finale di stagione, direi di focalizzarci in chiusura su quella che è poi il prossimo impegno, ovvero la gara con la Roma. Come si ferma questa Roma, Riccardo? Perché non sarà facile, so che ci proverete, ma non sarà facile. No, non sarà facile perché è una squadra che durante la stagione ha preso sempre più consapevolezza, ha trovato anche un gioco sempre più fluido, forse ha cambiato magari qualche modulo e poi si sono assestati con quello attuale, che ha permesso loro di avere una continuità di risultati davvero importante. Hanno un allenatore con un'esperienza incredibile, affrontarlo è uno stimolo per tutti noi. Abbiamo una settimana mentre loro giocano stasera, noi abbiamo invece una settimana intera per preparare questa partita e dovremo sfruttare questo piccolo vantaggio, però dipenderà da noi. Se proponiamo la miglior Fiorentina avremo delle occasioni, altrimenti sarà veramente difficile perché la Roma è una squadra veramente tosta. Ricky, possiamo dire che abbiamo bisogno del sostegno di tutti i tifosi, anche se insomma è un lunedì sera. Dobbiamo avere un Franchi veramente pieno, sold out, diciamo. Non manca mai, ma forse più che mai stavolta più è importante. Più che mai. Sì, direi che il nostro appello è quello di avere più gente allo stadio possibile, perché noi percepiamo il calore del pubblico quando il Franchi spinge, quando la curva canta, e sarà una partita dove avremo bisogno di qualsiasi persona attorno a noi che porti la propria energia, che infuochi lo stadio. Potrebbe essere davvero una bellissima serata come l'abbiamo vissuta già questa stagione. Quindi 20:45 lunedì, Fiorentina-Roma, terz'ultima partita di questo campionato, vi aspettiamo veramente numerosi. Ricky, io direi che siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, di questa intervista. Chiamerei Luca Giammarini perché sì, sicuramente avrà una domanda fuori contesto da farti, una domanda scomoda, anche se non lo senti te la riporto io. Solo per metterti in difficoltà. Sì, mi ero stavo ascoltando soprattutto l'ammirazione di Angelo per Riccardo, e quindi lo guardava con i cuoricini, sì, negli lo occhi. Lo ricordo in primavera con l'Empoli che ci ha dice purtroppo che fatto perdere diverse partite, ma ne abbiamo già parlato per centrocampo. Mi viene così, ma dico semplicemente, guardando l'NBA invece come va questa stagione, soprattutto negli ultimi mi pare 10 anni, tipo ci sono stati almeno 6-7 vincitori diversi, sarebbe bello che anche nel calcio fosse così, ecco, fuori contesto. Luca parlava dell'NBA giusto per essere fuori contesto, ci sono sempre vincitori diversi alla fine di questi campionati in questi ultimi 10 anni, dovrebbe essere così anche nel calcio. Beh, sarebbe sicuramente più emozionante dal punto di vista dello spettacolo, è chiaro che lo dimostra il fatto che quest'anno è molto più avvincente, credo che per ogni diciamo traguardo, no? Scudetto, zona Europa, retrocessione, il fatto che sia ancora più combattuto degli altri anni, penso che incrementi, no, l'interesse nel nostro campionato. È chiaro che
Sono due sport con regolamentazioni completamente diverse, non so se si possa arrivare a quel tipo di format, però sicuramente sarebbe interessante, più stimolante per chi ci segue da casa. Ecco, io sono fan dell'NBA e sicuramente questo è uno degli aspetti che rende quello sport molto molto attraente ogni anno, di anno in anno, ecco. Pronto per 81 partite di regular season, quindi Riccardo. Grazie mille Riccardo, grazie a tutti Luca, voi. Vi aspettiamo allora lunedì all'Artemio Franchi, acquistate i biglietti su Ticket One e anche insomma ai box office. Si può dire che forse c'è una sorpresa prima della partita con questa o non si poteva dire, non mi ricordo. Si può dire. Diciamo, puoi dirla tu Luca, così che ti prima della partita la primavera porterà, diciamo così, a far vedere per la quarta volta consecutiva la Coppa Italia e a prendersi tutti gli applausi che quello si meritano. Grazie mille a tutti. Giustamente la celebreremo, se riesco a dire. Esatto. Grazie Ricky, grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti.